Ragazzuoli, annuncione, è appena uscita la demo di Children of Silent Town, sarà online solo fino a domenica, quindi aspettate 10 minuti, tempo di finire il video che secondo me merita di essere visto, e poi potete anche andare a scaricarvi la demo e provare quindi una prima versione del gioco. Children of Silent Town. Interessante. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Perché voglio parlarvi proprio di questo gioco, ovvero Children of Silent Town? Molto semplicemente perché è da mesi che seguo lo sviluppo di quest'opera, poiché è stato realizzato in collaborazione tra FGame Studio e Luna 2. Per chi non sapesse cos'è Luna 2, è lo studio di animazione creato da Richard HTT e FraFrog. In questo caso credo che Richard non abbia partecipato, ma abbia partecipato semplicemente FraFrog, ma potrei sbagliarmi. Il gioco non è ancora disponibile, ma la scorsa settimana, in seguito a un concorso di Steam, FraFrog e lo studio Elf Game hanno deciso di rilasciare una demo giocabile. Ed io mi ci sono subito fiondato andandoci a realizzare una live di Twitch. Dopo averci giocato, ho deciso di realizzare un'illustrazione della protagonista, ovvero Lucy. Ovviamente tutto questo nel mio stile, ma mentre vi mostro lo speed drawing, parliamo un po' del gioco. Allerta spoiler, perché parleremo pesantemente della storia di questo gioco. Children of the Silent Town non è altro che un puzzle game punta e clicca, ma in questo gioco FraFrog ha curato tutta la parte grafica del titolo, andando a realizzare character design, ambientazioni, animazioni, eccetera. Ho subito riconosciuto lo stile di FraFrog, ma che con l'atmosfera alquanto inquietante e cupa del gioco la rendono a tratti bartoniana. La demo dura semplicemente una trentina di minuti, come giusto che sia, ma lascia trasparire subito lo stile narrativo e le meccaniche di gioco. La storia si svolge a Silent Town, un piccolo villaggio circondato dalle foreste, e noi personeremo Lucy, una ragazzina dalla fervida immaginazione. Infatti, la troveremo molto spesso a descrivere oggetti con epiteti alquanto interessanti. Sul serio, Lucy? Lo vedo un po' scomodo. Poi, non so. Faremo la conoscenza della nostra protagonista intenta a dormire su di una panchina, in preda ad un incubo ricorrente. Posto un pelino particolare per schiacciare un pisolino, ma ok? Dopo esserci scagazzati un po', subito rischiamo di essere accoppati da una pallonata lanciata da un nostro amico, Sky, che ha evidentemente cercato di attentare alla nostra vita. Dopo aver scoperto che anche lui soffre degli stessi incubi di cui soffriamo noi, Sky ci chiede di restituirgli la palla e di andare a giocare con lui e con gli altri bambini. Cioè, vi manca lo scemo in mezzo? Giocando a palla con i bambini notiamo subito due fattori chiavi. Uno, che l'architetto di quelle zone si prende un po' troppe licenze artistiche. E due, che dalla situazione in cui diversa le abitazioni sembra che il villaggio non se la passi poi molto bene. Questo lo si può notare anche dai vestiti logori dei ragazzini. Sky, in preda a un picco di zuccheri, spedisce la palla in orbita, ponendo fine al gioco, ma nostra madre corre subito a chiamarci per chiederci di darle una mano in cucina per preparare la cena. Tornati a casa, faremo la conoscenza di uno degli esseri più odiosi del gioco, anzi, due. Il primo è il padre, che dopo aver ascoltato i suoi dialoghi ero già pronto con il cellulare in mano a chiamare il telefono azzurro. E poi lui, il demonio sotto forma di peluscioso batuffolo di pelo, Coccobill, cioè strabico. Dai, ma puoi chiamare un gatto strabico, che non c'ha manco le pupille, quel povero Cristo. Dopo aver eseguito alcune richieste di nostra madre, quest'ultima ci chiederà di prendere del sale su di un armadio ben al di fuori della nostra portata, e quindi dovremmo utilizzare lo sgabello corona per arrivarci. Ma il figlio del demonio, sempre lì in agguato, sotto forma di pelo e pulci, deciderà di farci cadere rovinosamente a terra. Ora io lo dico, siete in una situazione di evidente degrado. Prendi quel gatto e buttalo in pentola, almeno gli trovi un'utilità a quella bestia. Dopo essere quasi morti per la seconda volta, usciamo a giocare in giardino in attesa che nostra madre finisca di preparare la cena. Qui ci ritroveremo ad inseguire il gatto demoniaco che ci porterà al centro del villaggio, dove faremo la conoscenza di una poco poco inquietante figura. Vado a cambiarmi le mutande e torno. Riuscita a fuggire, Lucy si rintanerà in casa dove c'è il gatto lì ad attenderci. Per Giove, cucina quel gatto! La demo si conclude con Lucy che, dopo essersi messa a letto, sente i ruggiti della foresta che tanto la terrorizzano durante la notte. Thank you.
Sfortunatamente questo gioco non ha idee innovative, è un semplice puzzle game, punta e clicca, con tematiche dark. Ma devo dire che anche giocandoci semplicemente mezz'ora mi ha davvero incuriosito, soprattutto per quanto riguarda la storia. Sono curioso di sapere cosa sia o chi sia quell'ombra che abbiamo visto al centro del villaggio o da dove provengano i ruggiti che tanto terrorizzano i bambini. E voi? Lo avete giocato? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Anche questo video è finito, come al solito vi ricordo che in descrizione trovate il link ai miei social, ovvero Facebook ed Instagram, se volete andare a darci un'occhiata. In più trovate il link al mio shop di Etsy se volete commissionarmi un disegno e il link al mio canale Viola dove streamo tutti i giorni dalle 16 alle 18. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, vi ringrazio per aver ascoltato i miei deliri e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che figo, lo voglio! Voglio ora il gioco, uffa!